appunto con la mistificazione e la menzogna. L'abbiamo chiamata così questa seconda parte, introducendola proprio con Robert Finlayson. Vi ho appena anticipato la parte di occupazione che veniva fatta in nome appunto del diritto divino ad occupare le terre altrui, dato che non erano capaci a renderle produttive, e da questo punto di vista apre uno scenario, credo, sicuramente innovativo sia rispetto a quello che abbiamo appena visto, nel senso che vedrete che quello che sta accadendo lì non è nient'altro che un déjà vu rispetto a quello che è accaduto appunto nei territori degli Apache, di Sioux e via dicendo, e da questo punto di vista introdurrà benissimo invece questa seconda parte del conflitto. Il documentario è tratto dai testi di Robert Finlayson, uno dei famosi, se non il più famoso studioso di imperialismo linguistico occidentale, peraltro in inglese. Noi siamo civilizzati, voi barbari. È così che viene legittimato il colonialismo, è così che gli europei razionalizzarono il loro espansionismo nelle Americhe. Occupare territori altrove divenne un diritto divino. Secondo John Locke, Dio ordinò all'uomo di lavorare e incrementare i suoi possedimenti, di soggettare la terra e appropriarsene. C'erano terre da conquistare, territori con delle risorse che andavano trasformate in lavoro e quindi in denaro. L'America era una terra non virus, una terra che non apparteneva a nessuno, che nessuno rivendicava con pretese e diritti. Gli abitanti originari non conoscevano Dio e non potevano per questo motivo godere dei diritti basilari della vita e della proprietà. Le popolazioni indigene vennero sterminate perché considerate subumane. Dalla dichiarazione di indipendenza gli USA hanno iniziato a vedersi come modello universale per il mondo, con la missione divina di imporre i propri valori per redimere l'intera umanità. George Washington, già nel 1786, prevedeva il peso che avrebbe assunto l'America nella scala degli imperi. Sempre più spesso il mondo fuori dall'America si sentirà dire che la liberazione mondiale passa attraverso quella degli Stati Uniti. Il modello americano viene presentato come l'unico universale e giusto, l'unico in grado di fornire un sistema di valori comune a tutto il mondo, globalizzato. La colonizzazione degli spazi fisici si trasformò ben presto in colonizzazione della mente. Le culture e le politiche indigene vennero sostituite con nuovi modelli culturali occidentali, una nuova forma di unione molto più sottile e potente di qualsiasi forma di governo diretta. L'imperialismo linguistico, che passa anche attraverso l'istruzione, ebbe un ruolo fondamentale in questa nuova forma di dominio. Robert Finlayson, professore emerito della Copenhagen Business School, si occupa di diritti umani linguistici ed ha analizzato il fenomeno dell'imperialismo linguistico, legati ai processi di americanizzazione e inglesizzazione intesi come progetto che condurrà all'occupazione mondiale. Nel 1942, sulla rivista Life, il XX secolo viene descritto come il secolo americano, e già nel 1941 Churchill e Roosevelt articolano il forte legame tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Secondo Harry Truman, il sistema americano poteva sopravvivere solo diventando un sistema mondiale. La geografia mondiale venne disegnata seguendo questa strategia, che subordinava le economie globali agli interessi degli Stati Uniti. Operazioni militari statunitensi sono rintracciabili in tutto il mondo. I mercati mondiali vedono imporsi il modello americano e dal 1945 anche la coscienza umana è governata dagli USA. La manipolazione delle coscienze diviene uno strumento per alimentare un sistema finanziario ingiusto. Fondo monetario internazionale, banca mondiale,
WTO, World Trade Organization, per fare del dollaro una moneta di riserva e per costruire i beni mediatici e McDonaldizzazione globale. Con Hollywood gli individui vengono convertiti ad una cultura consumistica ed evasione che minimizza la solidarietà sociale e la consapevolezza politica. L'americanizzazione è un processo di trasformazione culturale che conduce al nuovo paradigma. Per sopravvivere bisogna consumare. Sopravvivenza uguale consumo. La terra ad un virus diventa cultura ad un virus. Intere nazioni subiscono il condizionamento del modello culturale americano. Nascono le industrie della comunicazione che guidano il processo di globalizzazione. Il sistema statunitense si insinua negli eventi della popolazione mondiale attraverso i media. Per produrre consumatori, invece di cittadini critici, le aziende devono dominare i mezzi di comunicazione e l'istruzione. Nell'Iraq occupato, gli americani affidarono la responsabilità dell'istruzione ad un ex presidente del New Mexico, John Agresto, con il compito di rifare il sistema dell'istruzione dalla base. Agresto si rifiutò di conoscere la realtà locale e il sistema di istruzione iracheno. Un intero modello nazionale di organizzazione soppiantato da quello americano. Il mondo, dopo il 1945, è stato modellato dagli USA. La creazione delle Nazioni Unite, accordi di Bretton Woods, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la NATO, il WTO, World Trade Organization. Ciò che pochi sanno però è che gli USA hanno avuto un ruolo fondamentale anche nel processo di integrazione europea. Molti europei erano favorevoli alla creazione di un'Europa federale sul modello degli Stati Uniti. Gli americani ne influenzeranno le politiche astutamente, rimanendo sullo sfondo. Gli americani avevano ambasciatori in tutte le istituzioni chiave europee e la minaccia di mercato europeo in concorrenza con quello statunitense portò alla creazione di una federazione perdente, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Europeo, OCSE, che tra i suoi membri aveva anche il Canada e gli Stati Uniti. L'obiettivo era l'unione economica tra Stati Uniti ed Europa. L'Unione Europea conta oggi 27 Stati membri e 23 lingue ufficiali e di lavoro, grandi servizi di traduzione e interpretariato che dovrebbero garantire il multilinguismo. Esiste una tensione risolta tra nazionalismo linguistico, multilinguismo istituzionale e l'inglese. Sta incrementando il bilinguismo e il multilinguismo a livello popolare, ad eccezione della Gran Bretagna. Tra i principi dell'Unione Europea c'è la tutela dei diritti linguistici e della diversità linguistica. L'attuazione è molto irregolare sia a livello sovranazionale che all'interno dei singoli stati. L'adozione dell'inglese come lingua economica è sempre più imponente e acritica. Negli ultimi 40 anni l'utilizzo dell'inglese nei testi ufficiali dell'Unione è andato crescendo, con il declino del tedesco e del francese. È chiaro che ciò rafforza gli interessi degli Stati membri di lingua inglese e di quei paesi in cui la competenza dell'inglese è più alta. L'egemonia dell'inglese nelle istituzioni europee va di pari passo con l'uso crescente dell'inglese negli affari aziendali, nell'istruzione, nei media e nella cultura popolare. Per imporsi a livello globale è fondamentale instaurare la propria lingua come lingua internazionale. L'inglese, che è attualmente la lingua del potere e già nel 1780, si prevedeva che avrebbe avuto una diffusione maggiore del latino nell'epoca passata o del francese in questa. Già negli anni 50 gli angloamericani adottavano politiche governative volte all'espansione dell'inglese nel mondo. L'imperialismo culturale che tutela gli interessi americani è manifesto ed esplicito, così come la volontà di abbandonare il linguismo e l'utilismo.
dice: è nell'interesse economico e politico degli Stati Uniti assicurare che se il mondo va verso una lingua comune, essa sia l'inglese, che se il mondo adotta per le norme in materia di telecomunicazioni, sicurezza e qualità, esse siano americane, e che se si sviluppano valori comuni, siano valori nei quali gli americani si riconoscono facilmente. Queste non sono varie aspirazioni, l'inglese è l'anello di comunicazione del mondo. Quando Gordon Brown visitò la Cina in lingua in qualità di primo ministro, annunciò un piano per rendere l'inglese britannico il linguaggio globale della scienza. Non solo si impone l'apprendimento dell'inglese come competenza di base, si vuole anche imporre una metodologia educativa come i britannici fanno in India. L'inglese globale è un progetto normativo, una visione che forze e potenti sono ansiose di portare a termine. Oramai l'inglese è uscito dal suo contesto originale, ciò non significa che sia staccato dalle forze totali e che sia una lingua neutra che non richiama nessuna cultura. Chi proclama la neutralità della lingua inglese la vede come una terra d'olio culturale. Chi vende l'inglese come lingua franca, ideologicamente locale, assume una presa di posizione politica e ignora la realtà del linguismo e delle pratiche linguistiche egemoniche, rafforzando involontariamente il neo-imperialismo linguistico inglese. L'inglese viene erroneamente considerato una lingua non virus, una lingua che non appartiene a nessuno e quindi a tutti, e il mondo viene visto come una terra di virus linguistici. Il progetto di imporre il modello americano di società, l'inglese nel mondo, passa per l'occupazione dello spazio linguistico. L'inglese come lingua di un virus ha forti legami con la terra di un virus e l'occupazione di uno spazio fisico. L'occupazione non è più fisica, ma mentale. Quali conseguenze sta avendo l'espansione dell'inglese? Università in lingua inglese si stanno diffondendo in tutto il mondo, adottando contenuti e metodi nei paesi madre. Obbligo per gli accademici di pubblicare in lingua inglese piuttosto che nella lingua nazionale. Scuole internazionali in aumento, monolingue e separate dalla cultura locale. Scuole britanniche e ex colonie che seguono programmi scolastici britannici. Al rafforzamento della posizione dell'inglese nelle scuole europee a spese di tutte le altre lingue straniere. Espansione mondiale degli editori anglo-americani. Squilibrio economico tra la Gran Bretagna e altre nazioni europee, derivante dall'altro dai test di competenza linguistica, IELTS, Cambridge. La vitalità delle lingue nazionali è minacciata dal neoimperialismo inglese. Le commissioni sulle lingue scandinave riscontrano un rimpiazzamento graduale delle lingue nazionali con l'inglese, negli scritti accademici, nelle università, nel mondo culturale ed economico. Il processo di internazionalizzazione dell'istruzione europea, che va sotto il nome di Processo di Bologna del 1999, ha tra i suoi obiettivi il consolidamento dello spazio europeo dell'istruzione, nel pieno rispetto delle differenze culturali e linguistiche, ma l'internazionalizzazione coincide di fatto con l'istruzione superiore in inglese, che sostiene l'egemonia linguistica inglese. L'inglese viene falsamente promosso come lingua non virus, come se fosse apolitico, non servisse interessi speciali. Stanno emergendo nuove forme di resistenza e contrattacco ed è fondamentale promuovere ed attuare esplicite politiche linguistiche. Un collegamento abbastanza interessante. Voglio solo fare una domanda, così tanto che sempre una da voi. Ad esempio, voi avete mi è scappata una battuta, anche voi avete gli Azzori lì, insomma, ma da questo punto di vista il governo di Lazio rispetto ai vostri stati
stessi appunto corrotti di Bersani, può portarli in giudizio o no? Cioè, nel senso, possono essere condannati? Faccio una breve premessa. Sto pensando ai collaborazionisti di Vichy durante l'occupazione tedesca. Sapete qualche cosa è successo ai collaborazionisti di Vichy? Cioè, molti ovviamente sono stati condannati, alcuni i francesi, essendo uno dei pochi popoli europei che ha fatto la rivoluzione, non ci va molto liscio con alcune cose, quindi alcuni sono stati anche fucilati, alcuni sono stati espropriati i beni, in questo caso ad esempio io penso alla protezione dei beni di tutti coloro che stanno collaborando a far sì che 3 milioni e 200 mila euro di politecnico di Milano, anziché essere andare agli studenti, alla formazione di studenti, avvengono per distruggere l'università di lingua italiana. E quindi ecco perché insomma, la domanda non era peregrina, ma dire, visto che voi avete le persone corrotte che collaborano in questo caso, se per caso avete utilizzato appunto un sistema di condanna di questo tipo. Certo, se noi abbiamo una possibilità di anche appoggio alla legge internazionale, sì, cosa fa? Però adesso il tipo che tutto diceva in quella cinese, quello di Verano, che siamo impotenti. Va bene, grazie. Allora, e invece noi continuiamo un po' questo aspetto occidentale con il prossimo relatore, che è Fasanella, che è uno scrittore. Ti accomodi? Tanto questo è un tavolo grande, c'è spazio. Vabbè, un libro con cui si scrive, dai. E allora, giornalista che scrive, insomma, e la cosa interessante è che recuperando tutta una serie di materiali che sono stati desecretati dai servizi segreti, i servizi segreti inglesi hanno un limite che sono 30 anni, dopo i quali sostanzialmente non desecretano tutto il materiale. E proprio su questo materiale hanno lavorato sia la Sorella che un altro archivista, se non ricordo male, Cerellina, e hanno trovato dei materiali assai interessanti per vedere come tanta dell'informazione italiana era al soldo dei servizi segreti inglesi. E uno dei più interessanti, una delle più interessanti scoperte che si fa leggendo il libro dal titolo appunto Il Corpo Inglese è proprio che tra questi clienti italiani ci fosse il Corriere della Sera. Quindi do la parola per illustrarci di questo aspetto che ci aiuta un po' a approfondire, passando alla dimensione internazionale ed europea, la situazione a livello nazionale. Sì, grazie. Grazie innanzitutto per questo invito. Parlerò di un libro e chiedo scusa se questo può sembrare anche una sorta di auto. Ma vedete, in realtà questo è un libro veramente, veramente scomodo. Se qualcuno di voi avrà poi la pazienza di leggerlo, vedrà elementi di nomi molto illustri che hanno fatto la storia della cultura del giornalismo italiano e capirà perché questo libro può essere così imbarazzante per gran parte delle classi dirigenti di questo nostro sfortunatissimo paese. Io sono un giornalista che ha cominciato a fare un lavoro di scavo partendo dal terrorismo, il fenomeno degli anni più, morte ammazzata, la violenza politica, e poi via via si è reso conto che per capire perché tutto questo è successo in Italia bisognava fare un lavoro di scavo nella storia di questo paese e soprattutto tentare di inquadrare il fenomeno in un contesto molto più ampio che è il contesto geopolitico e dei conflitti economici che si sono sviluppati
nel corso della nostra storia di oltre 150 anni. Ed è così che sono finito negli archivi inglesi. Ci sono arrivato per caso. Sono arrivato seguendo un percorso e l'esito finale, fino a questo momento, perché il lavoro non è concluso, e l'esito finale è un libro basato su diverse centinaia di documenti della diplomazia, dell'intelligence, dell'ufficio del Premier, quindi del governo e dei vari ministeri britannici, documenti sull'Italia, documenti dai quali emerge con estrema chiarezza che cosa pensavano gli inglesi dell'Italia, quale importanza abbia sempre avuto l'Italia per quel governo e in che modo gli inglesi hanno influenzato il corso della nostra storia politica. Il libro si intitola Il Golpe Inglese, non perché noi abbiamo manie dietrologiche, ma perché il golpe è una parola che compare in uno dei loro documenti nel quale illustrava un vero e proprio progetto di colpo di Stato da attuare in Italia nel 1976. Io vorrei far parlare direttamente loro, perché non c'è bisogno di tante interpretazioni. Se parlano loro si capisce di più e meglio. I nostri piani prevedono la conquista assoluta dell'Italia. Documento del governo inglese del 1943, nella fase finale della guerra. E ancora, i principi e le regole della democrazia sono estranei alla natura del popolo italiano, che non si interessa di politica. La gran massa degli italiani è individualista. Mussolini aveva ragione a dire che gli italiani sono sempre stati povera gente. Osborne, ambasciatore britannico presso la Santa Sede, novembre 1940. L'unica cosa che mancherà all'Italia è una totale libertà politica. Winston Churchill ha delegato di Papa Pio XII, novembre 1945. Poi riprendo con le citazioni. Ma perché per la Gran Bretagna l'Italia è sempre stata una postazione strategicamente importante e direi quasi vitale per i propri interessi? Basta prendere una cartina geografica e si capisce direttamente. La Gran Bretagna è un'isola del nord Europa. I suoi interessi coloniali sono sempre stati in Nord Africa, in Africa, in Medio Oriente e in Estremo Oriente. Tra la Gran Bretagna e i suoi interessi coloniali
il Mediterraneo e al centro del Mediterraneo l'Italia. Gli inglesi avevano già una presenza piuttosto forte nella Sicilia nel periodo pre-unitario, avevano interessi nella industria del vino e interessi monopolistici nell'industria dello zolfo. Controllavano le miniere di zolfo siciliano. Ma capirono che avere questa enclave in Sicilia non era più sufficiente quando i francesi cominciarono a progettare lo scalo del canale di Suez. Capirono gli inglesi l'importanza del canale di Suez, non avrebbero più avuto bisogno di doppiare il capo di Buona Speranza per trafficare con i loro possedimenti coloniali. Avrebbero accorciato beni con grandissimo vantaggio economico attraversando il canale di Suez. Ma per poter controllare il canale di Suez avevano bisogno di contenere l'espansionismo francese, e per contenere l'espansionismo francese avevano bisogno di costruire una piattaforma proprio al centro del Mediterraneo capace di contenere i francesi in Italia. Ora, le pulsioni unitarie naturalmente erano reali all'interno del nostro paese. Io lo do per scontato, ma il disegno di un'Italia unita prende corpo esattamente nel momento in cui gli inglesi si rendono conto della sua importanza, cioè l'importanza di uno Stato, di una nazione forte al centro del Mediterraneo controllata dagli inglesi, forte al punto da contenere l'espansionismo francese, ma non al punto da minacciare gli interessi britannici. Questo è un punto di fondamentale importanza che spiegherà il corso della nostra storia qui nei successivi 150 anni. Churchill dice, gli italiani non possono fare due cose, la prima avere un regime pienamente democratico, la seconda cosa è gli italiani non possono fare una politica estera e in modo particolare una politica mediterranea e terzomondista senza il permesso della Gran Bretagna, senza concordare con il governo di Londra ogni passo della nostra diplomazia in questa direzione. Questa è una dottrina spiegata con estrema chiarezza e direi quasi con brutalità dai governanti inglesi al Vaticano prima e alle autorità politiche italiane dell'immediato dopoguerra. Vedete, l'Italia, ecco un altro punto dal quale partire, è un paese sconfitto durante la seconda guerra mondiale. Gli americani avevano una visione un po' diversa dello status dell'Italia, paese cobelligerante, cioè paese che si era liberato dal nazifascismo combattendo al fianco degli alleati. Per gli inglesi noi eravamo una nazione sconfitta e quindi soggetta al controllo politico, militare, culturale delle potenze vincitrici e in modo particolare della Gran Bretagna
perché nella spartizione del mondo in aree di influenza alla Gran Bretagna era stata assegnata dall'Unione Sovietica, e emerge dai documenti, e dagli Stati Uniti una sorta di supervisione sull'Italia. Gli inglesi, dice Churchill, è roba nostra. Sull'Italia è roba nostra. Sull'Italia noi abbiamo il diritto, il dovere di esercitare il controllo più ferreo. Due erano i problemi che l'Italia, quindi questa sorta di protettorato dal punto di vista inglese, rappresentava per il governo di Londra. Uno era il comunismo. L'Italia ha avuto questa anomalia nel panorama dei paesi occidentali di avere al proprio interno il più forte partito comunista dell'Occidente, che viveva una sorta di contraddizione, avendo da un lato partecipato alla guerra di liberazione e alla scrittura della nostra Costituzione repubblicana e democratica, dall'altro però al tempo stesso manteneva rapporti ideologici, politici, organizzativi ed economici con il nemico, cioè con il mondo sovietico. Quindi per gli inglesi e per gli americani c'era innanzitutto questo problema. Ma la differenza di status, a seconda dei punti di vista americani o inglesi, per gli inglesi c'era un altro problema che gli americani invece non avvertivano, ed era fare in modo che l'Italia non crescesse. È interesse della Gran Bretagna fermare l'avanzata comunista in Italia con ogni mezzo a nostra disposizione. L'ufficio per la propaganda occulta del Ministero degli Esteri inglese. Gli inglesi contano sulla presunta instabilità governativa per affermare la loro egemonia e si oppongono alla ripresa produttiva delle industrie. Mario Scelba, futuro primo ministro italiano, 1945, in una lettera a Don Luigi Sturzo. Quindi, ecco le coordinate imposte dagli inglesi all'Italia nell'immediato dopoguerra. Un regime politico bloccato e limiti ferri nella politica estera e nella politica mediterranea. Ora, il punto è che l'Italia, paese uscito sconfitto dalla guerra, ha avuto nell'immediato dopoguerra anche una classe dirigente, parte di una classe dirigente che vedeva queste regole imposte dall'Inghilterra, in modo particolare non dagli Stati Uniti, ma dall'Inghilterra, come delle regole del paese, perché c'era la classe dirigente che voleva che questo paese crescesse, si sviluppasse, avesse una propria industria, e per costruire una propria industria aveva bisogno, come dell'aria, come del sangue, dell'energia, cioè del petrolio. E gli italiani, il primo vero grande atto di disobbedienza dell'Italia rispetto di questo fu il mancato scioglimento del debito. Enrico Mattei, su richiesta britannica, venne nominato presidente dell'AGI dopo la guerra, perché la doveva sciogliere, cioè doveva sciogliere l'ente petrolifero
l'unità del secondo dopoguerra proprio quello che dal punto di vista britannico non doveva mai diventare, e cioè una potenza in quest'area cruciale del mondo. L'ENI sta diventando una crescente minaccia per gli interessi britannici. Documento del Ministero dell'Energia inglese, 15 agosto 1962. 15 agosto 1962. Enrico Mattei, adesso cito sempre testualmente a memoria, Enrico Mattei è una spina nel fianco per gli interessi britannici. Enrico Mattei è un pericolo mortale per gli interessi britannici nel mondo. Enrico Mattei è una verruca. Enrico Mattei è un'escrescenza da rimuovere con ogni mezzo. Ecco, questo è l'ultimo documento britannico su Enrico Mattei, anzi l'ultimo, perché l'ultimo dice: abbiamo tentato di contrastare in tutti i modi, ma non ci siamo riusciti. Forse è arrivato il momento di passare la pratica alla nostra intelligence. 6 mesi prima che Enrico Mattei morisse in un incidente aereo che oggi sappiamo fu provocato da un sabotaggio. Non voglio stabilire un rapporto meccanico di causa e effetto tra il giudizio che gli inglesi davano di Mattei e quello che gli capitò, ma di sicuro gli inglesi furono molto felici quando Enrico Mattei morì ammazzato in quell'attentato. È necessario, prima di arrivare al punto del controllo delle informazioni, è necessario contestualizzare, perché il contesto che poi spiega perché gli inglesi avevano bisogno di controllare l'informazione e l'intelligenza di questo paese. Muore Mattei, ma la politica energetica dell'Italia non cambia. Salvo una piccola parentesi con Eugenio Cefis. Muore Mattei, ma l'uomo che riprende in mano le redini della sua politica mediterranea e terzomondista si chiama Aldo Moro. E di Moro è impressionante in questi documenti. Gli inglesi usano le stesse parole che avevano usato prima nei confronti di Enrico Mattei. È un pericolo mortale per gli interessi britannici nel mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E nel 1976, quando chiusa la fase della politica del centro-sinistra, il voto impone l'apertura di un dialogo con i comunisti, gli inglesi vanno in tilt. Però ci giocano anche, giocano ad esasperare la paura nei confronti del comunismo, nonostante uomini assennati, il nostro comunismo, mi permetto di dirlo perché io arrivo da quell'esperienza, per fortuna per l'Italia era una cosa molto diversa dal comunismo brutale, dittatoriale, coloniale, cinese o sovietico, anche se al proprio interno aveva componenti che dipendevano da quei centri di potere. Ma uno come Ugo La Malfa tenta di spiegare disperatamente nel 1976 agli inglesi, dice: guardate che i comunisti italiani
solo una cosa un po' diversa. Dice, guardate che non si farà un governo con il Partito Comunista in Italia, perché i primi a non volere un governo con il Partito Comunista in Italia sono i sovietici. I sovietici temono che un partito comunista al governo di un paese dell'Occidente faccia esattamente quello che loro vedono come una cosa assolutamente concepibile, cioè rispetti i diritti democratici, i diritti politici, il pluralismo politico, il pluralismo economico. E se questo fosse avvenuto in una situazione in cui quei regimi dopo l'Ungheria e soprattutto dopo Praga erano in fibrillazione, l'effetto contagio e destabilizzante degli equilibri sarebbe stato devastante. E questo lo spiega al governo di Londra anche il suo ambasciatore a Mosca. Ma gli inglesi fanno finta di niente ed esasperano il pericolo comunista in Italia nel 1976. E per bloccarlo elaborano un piano, virgolette, con Stato militare in Italia, 1976. Elaborano questo piano, questo è il titolo e nei documenti ci sono tutti i dettagli per la realizzazione di questo colpo di Stato in Italia e sottopongono il loro progetto agli alleati, agli americani, ai tedeschi e ai francesi. I francesi sono entusiasti naturalmente dell'idea perché la politica dell'ENI, la politica di Nolo dava fastidio anche a loro, ai francesi e ai loro interessi petroliferi in Africa e in Medio Oriente. Ma gli americani e i tedeschi molto più assennati, o comunque diciamo con interessi assai più limitati dal punto di vista economico, interessi strategici sì, ma interessi economici molto più affermati, dicono agli inglesi: voi siete pazzi, fare un colpo di Stato militare in Italia, vi rendete conto delle conseguenze che provocherebbe? Quale danno subirebbe l'Occidente se in un paese occidentale come l'Italia si facesse un colpo di Stato militare? Dunque, ci sarebbe una reazione, perché in Italia c'è un sindacato forte, in Italia c'è un partito comunista forte, ci sarebbe una reazione e ci sarebbe il rischio di un bagno di sangue. E pongo detto. E allora, di fronte a questa resistenza piuttosto dura degli americani e dei tedeschi, gli inglesi scelgono una subordinata. Intanto nei loro documenti scrivono effettivamente forse il pericolo in Italia non è tanto il Partito Comunista, ma la Democrazia Cristiana e Aldo Moro per quello che stanno facendo nel Mediterraneo. E la subordinata degli archivi abbiamo trovato soltanto il titolo, ma è tutto un programma, perché poi la descrizione dettagliata è oscurata, la oscurano persino agli alleati. Dice: questo è un documento da non mostrare agli americani e ai tedeschi. E questo documento, il contenuto di questo documento, ancora oggi è segretato ed è in una cassaforte del servizio segreto della Marina Militare Britannica. Il titolo di questo documento, abbandonata l'opzione del colpo di Stato militare classico, è appoggio a una diversa azione sovversiva. Anche in questo caso io non voglio e non posso stabilire un rapporto meccanico di causa ed effetto tra quello che gli inglesi pensavano di Moro e quello che è accaduto a Moro
avevano optato per l'appoggio a una diversa azione sovversiva. Questo forse lo capiremo fra qualche decennio, se mai sarà possibile accedere a quel documento. Questo è il quadro. Tutte le volte che l'Italia e gli uomini di Stato italiani hanno tentato di uscire dai binari rigidi fissati dal governo inglese, sono stati guai per noi. Ma colpo di Stato, non il colpo inglese di titolo, non si limita, cioè non si riferisce soltanto a quel progetto. Colpo di Stato, a volte inglese, significa documenta un tentativo di condizionamento della politica italiana multiforme, attuato attraverso gli strumenti più diversi e in tutte le fasi e le epoche della nostra storia unitaria, dal Risorgimento, probabilmente ancora oggi, probabilmente noi siamo sotto l'effetto di un'azione britannica contro il nostro paese, contro i nostri interessi. Ma questa è solo una mia opinione personale che si basa sulla lettura dei documenti del passato. Lo potremo dire probabilmente con certezza quando saranno desecretati i documenti fra 30 e 40 anni, i documenti relativi a quest'ultimo ventennio. E arrivo al punto non perché lo abbia sottovalutato, ma per capire meglio perché poi era importante il controllo dell'informazione e dell'intelligenza e dell'industria culturale di questo paese. Perché uno dei mezzi che gli inglesi hanno utilizzato per condizionare il corso della nostra politica, le scelte dei nostri governi, ora riuscendoci, altre volte no, è stato proprio il controllo dell'informazione, il controllo della intelligenza, che è la parte importante dell'intelligenza di questo paese. Gli inglesi avevano un ufficio della guerra psicologica, della propaganda occulta, l'IRD, che dipendeva dal Ministero degli Esteri, era un ufficio segreto di cui non si sapeva, di cui quasi nessuno in Occidente sapeva che esistesse, che aveva ramificazioni profonde in Italia. Era un ufficio che aveva un compito preciso, che era quello di preparare veline. Lo dicono loro, veline è una parola che io cito testualmente, veline informative, se non addirittura veri e propri articoli scritti da passare ai loro. Anche questa è un'espressione non nostra del libro, ma usata da loro, clienti italiani. Chi erano i clienti italiani? Erano giornalisti, intellettuali, artisti, politici, militari, sindacalisti, cardinali, diplomatici, uomini dei servizi segreti e degli apparati. E potrei continuare a lungo in questo elenco a cui loro passavano le veline perché sostenessero in Italia punti di vista e posizioni favorevoli agli interessi del governo britannico. Adesso io non voglio annoiarvi leggendovi come funzionava questo ufficio della propaganda occulta, ma vedete, dirò pochissime cose. Prima di concludere, io
dall'Ente di Roma suggeriscono di puntare su articoli da pubblicare nelle terze pagine di grandi quotidiani, in cui si valorizzino i punti di contatto culturale tra la Gran Bretagna e l'Italia. E si dice, ad esempio, perché non evidenziare l'importanza del diritto romano nella civiltà anglosassone, o le tragedie di Shakespeare a cui si è ispirato Giuseppe Verdi? Perché non far leva sulla simpatia inglese per il risorgimento italiano, sul contributo britannico alla liberazione dell'Italia? Ecco, queste erano tutte le opportunità che questo ufficio della propaganda occulta indicava per i giornali e per gli intellettuali italiani. L'IRD, virgolette, è un dipartimento che agisce in ombra, spiegano loro, che agisce in ombra, interamente dedicato alle attività anticommuniste e anti-italiane. Per le sue operazioni cerca persone influenti in tutto il mondo, le cui convinzioni possano essere assistite dall'IRD sotto forma di informazioni e di suggerimenti in merito alle azioni da intraprendere. Virgolette, ma è un loro documento. Beh, allora, io non voglio citarvi i nomi e arrivo alla conclusione, perché se no vi faccio veramente una testa così, ma però alcune chicche, insomma, ed ecco qui per esempio abbiamo trovato un elenco di giornalisti che recensiscono su input britannico per cautelarmi, come facciamo nel libro, naturalmente, ci vuole una precisazione, e la precisazione è: non sappiamo in che misura ne fossero consapevoli, va bene, ma qui c'è un elenco di giornalisti italiani che scrivono cose suggerite o preparate addirittura dagli uffici della propaganda occulta britannica. Per esempio, su Epoca, nel 1963, esce una recensione firmata da Augusto Guerriero alias Ricciardetto, 320.000 lire a fianco. Oppure su altre testate ci sono recensioni di Italo Zingarelli, accanto 128.000 lire. Oppure sul Corriere dell'Informazione c'è la recensione di un libro firmata da Amicoletti, 270.000 lire. Ancora Italo Zingarelli, 10.000 lire. Mario Missironi, direttore del Messaggero, 120.000 lire. E vabbè, e così tanti giornali. Tanti giornali, tante recensioni, tante linee di quell'ufficio. E poi elenchi, non vi faccio i nomi, ma ci sono tutte le maggiori testate giornalistiche di questo paese, ci sono tutti i maggiori gruppi editoriali di questo paese, per non dire della rete, i giornali locali, i giornali periferici, l'inglese. A un certo punto, negli anni 60, avevano più di 1.500 clienti inseriti nei punti chiari della nostra informazione, della nostra industria editoriale. Ed è in questo modo che hanno tentato di condizionare il corso della nostra storia e le scelte dei nostri governi. Non voglio annoiarvi, ma mi sono preso la briga, dopo aver scritto questo libro, di andare a leggermi gli articoli scritti sistematicamente da certi giornalisti italiani, prima contro Enrico Mattei e poi contro Aldo Moro, e li ho ritrovati tutti negli elenchi dei clienti della